Ben ritrovati con l'informazione di TRM H24 e dopo l'incendio che ha colpito Marina di Pulsano in provincia di Taranto brucia anche Rio Nero in Vulture e Barile nel Potentino. Grande paura ieri a Barile in provincia di Potenza per l'incendio che ha lambito alcune abitazioni, tanto da spingere l'amministrazione comunale e le forze dell'ordine ad evacuare alcuni cittadini che solo in tarda notte sono potuti rientrare. Di sera c'è stato questo incendio che ha visto invadere tutto il monte, la parte bassa del Monte Vulture. Si è avvicinata molto vicino alle abitazioni dei nostri concittadini, ai quali devo ringraziare per la collaborazione e per aver dato, come dire, la giusta misura a questo importante incendio. È stato molto ravvicinato alle abitazioni, per fortuna non ci sono stati danni, almeno al momento non sono stati registrati. Stiamo lavorando con l'ufficio tecnico per vedere un po' se ci sono danni appunto causati da questo incendio. Stamattina abbiamo finito intorno alle 6 con i vigili del fuoco che sono intervenuti, hanno fatto un lavoro chiaramente immane per quanto era la portata dell'incendio, e la parte negativa era anche il vento che non ha favorito chiaramente le operazioni di intervento, che spingeva il fuoco appunto verso la parte bassa del paese e nel contempo quando si spostava anche la parte alta. Ancora questa mattina l'incendio continua ad esserci e sta spingendo verso i boschi, e quindi un Monte Vulture che è una risorsa per questo nostro territorio è stato completamente devastato da questo incendio. Al momento non si hanno notizie certe sull'origine dell'incendio. Non è dato sapere l'inizio dell'incendio, come è avvenuto. Fatto sta chiaramente che, a parte la paura, a parte la forte preoccupazione appunto della comunità, ci sta un patrimonio, che è un patrimonio agricolo di questo nostro territorio, qual è quello anche della castagna, dei nostri boschi, che è stato completamente devastato. Quindi qui bisogna fare una seria riflessione su come preventivamente bisogna salvaguardare queste aree, queste zone che sono anche una ricchezza, un patrimonio di questa nostra terra. L'incendio ha anche interessato il comune di Rio Nero in Vulture, che però non ha subito particolari danni. E continuiamo con la cronaca. Due persone sono morte ieri notte alle porte di Leverano, nell'Eccese, sulla provinciale 21. Si tratta di due uomini, il 40enne Mattia Saponaro e il 31enne Giovanni Vetrugno, entrambi di San Pietro in Lama. I due, intorno alle 4, stavano rientrando a casa in sella a un maxi scooter dopo aver partecipato a Birre Sound, tradizionale festival europeo della birra, che proprio ieri ha aperto i battenti nell'area mercatale di Leverano. Il padre di uno dei due, a quanto si è appreso, ha uno stand di dolciumi alla festa della birra. Il conducente avrebbe perso il controllo della moto all'altezza di una rotatoria, finendo fuori strada. Non ci sarebbero altri mezzi coinvolti. Per i due uomini non c'è stato nulla da fare. Sono morti sul colpo. E continuiamo a parlare di siccità. Coldiretti lancia l'allarme: senza pioggia e la diga di Occhito sarà senza acqua entro 15 giorni. In Puglia sono stati rilasciati ulteriori 14 milioni di metri cubi d'acqua dagli invasi foggiani in una settimana, ma ne restano solo 80,66 e la diga di Occhito si avvia ad esaurire entro un paio di settimane la poca acqua ancora realmente utilizzabile all'interno del bacino, per cui è stato di allerta grave per campi e stalle. A lanciare l'allarme siccità è Coldiretti Puglia, che torna a chiedere lo stato di emergenza e la dichiarazione di stato di calamità con gli invasi artificiali del Foggiano, che segnano rispettivamente Occhito 68,25 milioni di metri cubi d'acqua, Capaccio 2,46, Osento 1,2 e Capacciotti 8,75 milioni, secondo i dati dell'Osservatorio sulle risorse idriche di Ambi. A rischio, denuncia l'associazione, la campagna del pomodoro appena avviata, con il prodotto in campo che ha bisogno di acqua per arrivare al termine del ciclo produttivo, ma sono a repentaglio anche i trapianti delle colture autunno, ortaggi e verdura, che vengono messi a dimora ad agosto per raccoglierli in inverno, perché senza acqua gli agricoltori non sono in condizioni di avviare l'attività. In Salento la situazione è emergenza da mesi. Abbiamo richiesto lo stato di emergenza, commenta Alfonso Cavallo, presidente di Coldiretti Puglia, e la dichiarazione di calamità naturale per la siccità, con i quantitativi di acqua più che dimezzati rispetto allo scorso anno. Ma si deve andare anche oltre l'emergenza, perché a causa delle reti colabrodo va perso un litro di acqua su due.
Ed ora passiamo alla politica. Dopo l'ultimo Consiglio regionale pugliese, in cui la maggioranza è andata sotto sul documento di economia e finanza regionale, il presidente Michele Emiliano sarebbe infuriato e, secondo La Repubblica, starebbe pensando a un passo indietro. Farsi da parte per garantirsi un futuro politico. Michele Emiliano starebbe pensando di rinunciare al suo terzo mandato e appoggiare la candidatura di Antonio De Caro alla Regione Puglia alle prossime elezioni regionali. L'indiscrezione arriva dal quotidiano La Repubblica. Il governatore pugliese starebbe preparando una sorta di via d'uscita che gli consenta però di restare in politica, cambiando ruolo. Emiliano sarebbe pronto a candidarsi come consigliere regionale per sostenere De Caro. Solo un passaggio provvisorio però, perché il vero obiettivo sarebbe il Parlamento, con il governatore che si candiderebbe alle politiche previste per il 2027, salvo clamorosi ribaltamenti a Palazzo Chigi. Per le regionali invece si dovrebbe aspettare fino all'autunno del 2025 o al più entro marzo 2026, in base a quello che deciderà il governo. La nuova strategia di Emiliano, secondo La Repubblica, sarebbe la conseguenza della figuraccia dell'ultimo Consiglio regionale, in cui la maggioranza è andata sotto sul documento di economia e finanza regionale. Una figuraccia aggravata dal fallimento sull'autonomia differenziata, con i consiglieri che non sono ancora riusciti a dare il via libera al referendum abrogativo. Emiliano sarebbe infuriato per questa situazione e se la sarebbe presa con la presidente del Consiglio regionale Loredana Capone, colpevole di non aver verificato meglio le assenze nella maggioranza. Una coalizione troppo divisa. Per questo, per garantirsi il futuro, Emiliano starebbe pensando a nuovi scenari. E a Potenza si è riunito il Consiglio regionale della Basilicata, diversi punti all'ordine del giorno con una mozione sull'autonomia differenziata. Prima riunione del Consiglio regionale della Basilicata dopo la relazione programmatica del presidente della Giunta Vito Bardi dello scorso 11 luglio. Diversi temi all'ordine del giorno. Al primo punto si sarebbe dovuta tenere la discussione sulla mozione sull'autonomia differenziata d'iniziativa dei consiglieri di opposizione, un ricorso contro il disegno di legge Calderoli dinanzi alla Corte Costituzionale e sulla possibilità di promuovere un referendum abrogativo. Il punto è stato però posticipato al pomeriggio, anticipando invece le repliche dei componenti del parlamentino lucano sulla relazione programmatica di Bardi. Intanto sul tema il Movimento 5 Stelle era presente dinanzi la sede del Palazzo della Giunta per continuare la raccolta firme per sostenere la proposta referendaria. E oggi siamo presenti qui con un nostro banchetto, con il banchetto del gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle Potenza, per continuare la raccolta firme per il referendum, un referendum che vuole semplicemente portare nelle sedi opportune la voce dei cittadini, rispettando i principi, i canoni e le norme della Costituzione. Abbiamo superato 500.000 di firme, è un messaggio chiaro al governo Meloni, non soltanto, ma anche al governo Bardi. Tornando al merito dei lavori dell'Assise, un altro tema di rilevanza specifica per la politica lucana ha portato il presidente Pittella a esprimere ai colleghi consiglieri la volontà di poter stabilire il metodo di dibattito per permettere all'Assemblea di discutere e approvare una proposta di legge per l'affidamento dell'appalto di gestione dell'ex tabacchificio di Palazzo San Gervasio, il centro di accoglienza dei lavoratori stagionali impegnati per la raccolta dei pomodori. Durante la seduta i consiglieri hanno preso atto con piacere della presenza tra gli scranni di Angelo Chiorazzo, leader di Basilicata Casacomune, uomo più votato alla recente tornata elettorale regionale, che a causa di motivi personali non aveva ancora partecipato alla riunione del massimo organo legislativo regionale. È presentato a Chiaromonte il progetto Sentieri del Benessere, una nuova strategia per la rigenerazione dei borghi della Basilicata. Il progetto I Sentieri del Benessere entra nel vivo. Gli obiettivi sono stati presentati ieri a Chiaromonte, nel Potentino, uno dei 5 comuni coinvolti in questa iniziativa che vede come capofila il comune di Rotonda e a cui partecipano anche per l'appunto Chiaromonte, San Severino, Lucano, Latronico e Novasiri. Negli intenti dei Sentieri del Benessere è quello di promuovere lo star bene attraverso natura, cultura e cibo. All'evento erano presenti il sindaco di Chiaromonte Valentina Viola, l'assessore regionale alla salute Cosimo Latronico, il CEO di Universo Sud Antonio Candela e Annelisa Percoco della FEM. L'iniziativa mira a trasformare questi comuni in una destinazione benessere per turisti in cerca di esperienze di vacanza che combinano cultura, divertimento, sport, enogastronomia e salute, rafforzando al contempo i legami tra le comunità locali e il territorio. Il recupero di edifici storici e la promozione di eccellenze locali sono tra le iniziative concrete previste. La ex scuola elementare di Chiaromonte diventerà un presidio socioculturale e un laboratorio del cibo, dichiarato
dichiarato il sindaco Viola, sottolineando l'importanza di una dieta sostenibile. Il progetto però si sostanzierà anche in momenti e interventi di natura immateriale che, in cui verranno coinvolti ovviamente tutti gli abitanti del luogo, la comunità, gli operatori economici, le associazioni, i partner del progetto stesso. Candela ha enfatizzato il progetto come un percorso di rinascita per i borghi lucani, mentre Percoco ha parlato dell'impatto positivo sulla qualità della vita e la sostenibilità. Il progetto è sostenuto dalla Regione Basilicata e mira a creare nuove opportunità di vita, lavoro e riposo, posizionando strategicamente il territorio per lo sviluppo futuro. Oggi c'è un interesse nuovo perché il tema del benessere e della qualità ambientale finisce per essere un grande e potente attrattore, quindi i nostri borghi, paesi rigenerati possono diventare un'attrazione per fare attività. Il focus del progetto relativo a Rotonda è il tema del cibo e quindi il benessere che il cibo e poi il paesaggio in generale possono dare a chi vive le comunità innanzitutto e anche a chi le sceglie. Il progetto appunto può generare sicuramente impatti molto positivi in termini di predisposizione di nuovi servizi culturali prima ancora che turistici, innanzitutto per garantire un innalzamento, un miglioramento, un rafforzamento delle condizioni di vita delle comunità locali e poi anche quindi delle comunità che vivono questi territori in maniera temporanea. E a Matera, nel rione Sassi, in via Fiorentini, la 53esima edizione della Crapiata organizzata da Nino Festa. Si rinnova anche quest'anno questo appuntamento importante della tradizione contadina materana. È un piacere immenso che io ho, trovarmi con tante persone, a onorarmi queste persone, tutti amici, perché nella vita è bello avere più amici che i soldi. Da quanti anni va avanti questa tradizione? Quest'anno è il 53esimo anno. Questo è un rito però molto antico. Questo si faceva soprattutto nei vicinati, perché prima erano contadini, soprattutto pastori e artigiani. Allora i contadini, quando era il primo agosto, nei vari vicinati, 5-6 vicinati del vicinato, cuocevano questi legumi e stavano insieme, non è che ci stanno sale da ballo e così via, era il modo di stare insieme. Ricordiamo da che cosa è composta questa zuppa. Allora, fave, ceci, cicerchie, lenticchie, fagioli e forse qualche cosa che mi sfugge ancora, per i legumi, i soliti legumi. Quanto tempo ci si mette per cucinare questa pietanza? Diciamo così che se ne vanno 3-4 ore. Che questo fanno a fuoco lento, piano, perché poi si trovano alla perfezione come cottura, per cui non abbiamo problemi di mangiarle. E quanti chili avete preparato per far mangiare tutte queste persone? Un quintale e mezzo di legumi, che poi sono 3 quintali circa, che queste una volta che si bagnano aumentano di peso. Com'è questa crapiata? È speciale, come tutti gli anni. Il signor Nino Festa organizza questa crapiata che è particolare giù ai Sassi e diciamo che è molto gradita. Signori, com'è questa crapiata? Stupenda, roba da veramente da non crederci, come la fanno io non la so proprio. Non soltanto per lei, anche per gli amici? Sì, per mio figlio, che è un amante, grazie. Non è la prima volta? No, siamo venute altre volte e ringraziamo insomma per l'iniziativa, veniamo volentieri ogni anno. E anche alla Martella, borgo di origine rurale della città dei Sassi, la tradizionale crapiata che torna dopo qualche anno di stop. Dopo alcuni anni di assenza riproponiamo quest'anno la crapiata del borgo e penso che il tempo si sia fermato proprio come alcuni anni fa e stasera questa massiccia presenza lo dimostra. Noi siamo contentissimi, ereditiamo un percorso iniziato da Raffaele Paladino, continuato da Antonio Montemurro con l'associazione La Martella Onlus. Oggi siamo noi e speriamo di continuarla dignitosamente. Un'altra serata riuscitissima qui alla Martella,
la comunità si fa sempre più forte, si fa sempre più coesa. Abbiamo solo bisogno di stare assieme e cercare di non ritirarci nella indifferenza delle case. Ecco, siamo qua tutti insieme, la Crapiata è un altro grande successo. Continuiamo così con i 70 anni della Martella e con questa idea progettuale, ripeto, dello stare insieme. E rimaniamo ancora a Matera, non si hanno notizie in merito alla nuova rosa di assessori al comune, dopo che ieri il sindaco ha azzerato la giunta. Ieri pomeriggio l'azzeramento dell'intera giunta con l'annuncio che di lì a poco sarebbe arrivata la notizia della nuova rosa di assessori, poi il rinvio a questa mattina ed intanto la mattinata è passata, ma dei dettagli della Bernardi Quater dal comune di Matera nemmeno l'ombra. Probabilmente le trattative con i partiti in merito ai nuovi nomi e alle nuove deleghe da redistribuire sono più complicate del previsto. La revoca degli assessori, ricordiamo, arriva a valle di una crisi politica evidenziata dagli ultimi due problematici consigli comunali. Il primo è andato deserto per mancanza del numero legale. L'ultimo caratterizzato da un errore procedurale che ha scaldato gli animi. Tre temi caldi al centro del dibattito nelle ultime sedute, le due deleghe rimaste in sospeso dopo la revoca degli assessori Cotugno e Pistone, rispettivamente lavori pubblici, innovazione e politiche sociali, scuola e contenzioso. Intanto già ieri sera sono arrivate le prime reazioni politiche e l'annunciata mozione di sfiducia. Questa decisione, hanno detto dalla Lega, è l'ennesima dimostrazione dell'incapacità gestionale e dell'instabilità politica che affligge il comune sotto l'amministrazione Bernardi. Dai banchi dello posizione Nicola Casino di Forza Italia parla di un tentativo un po' furbo dal quale emerge il fallimento del sindaco ad individuare una squadra secondo competenze. Probabilmente sta tentando di tenere tutti dentro, un rebus che potrà essere un po' più chiaro nelle prossime ore. La mia posizione, dice Casino, rimane critica perché oggi nelle scelte non guarderà sicuramente alle competenze ma agli equilibri e questo non depone bene in un momento di difficoltà della città. Per Angelo Lapolla di Azione, questa amministrazione dimostra ancora una volta di essere incapace di avere una visione e programmazione. Per quanto mi riguarda, dice, con l'azzeramento si è ulteriormente messa in difficoltà, dimostrazione di una incapacità politica amministrativa che non ha limiti. Farebbe meglio, il sindaco conclude, a prenderne atto e a rassegnare le dimissioni perché non può continuare a lasciare la città in stallo. Ed ora cambiamo completamente argomento, parliamo di musica. Blu Cobalto, dalla bellezza paesaggistica di Torre Guaceto, l'ispirazione per un brano di musica trap scritto e interpretato dal giovane DIF al secolo Harris Navarra. Blu Cobalto, come le acque al largo di una terra tutta da scoprire, area marina protetta e patrimonio esclusivo di una Puglia che fa della tutela e della valorizzazione del suo territorio il proprio marchio di fabbrica. È la bellezza della riserva di Torre Guaceto ad ispirare le note e a dare l'idea creativa per la composizione di un brano di musica trap. Autore DIF, al secolo Harris Navarra, giovanissimo rapper di origini greche ma barese all'anagrafe e nell'animo, che penna e rime alla mano ha lavorato di poetica e di sound per declinare parole chiave sul tema della sostenibilità e dell'ambiente in una bellissima storia d'amore. Ho avuto l'occasione di poter esibirmi diverse volte lì ed è nata questa collaborazione in maniera molto genuina e spontanea. Blu Cobalto per il colore del mare, il colore del cielo, sono sicuramente il blu è il colore predominante a Torre Guaceto. Il progetto musicale è promosso e sostenuto dal Consorzio di Gestione della Riserva Naturale allo Stato e all'Area Marina Protetta di Torre Guaceto, è stato sposato per la sua promozione dal Dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia, con il quale Torre Guaceto ha siglato un accordo per l'avvio di un vasto programma di iniziative di rete volte alla valorizzazione del patrimonio naturalistico locale attraverso attività di sensibilizzazione a favore del turismo sostenibile. Noi siamo alla continua ricerca, come dire, di canali di comunicazione, di codici, anche di comunicazione che si possano rivolgere soprattutto alle nuove generazioni, perché sono il futuro, sono quelle che gestiranno le riserve, sono quelle che devono essere in qualche modo educato alla bellezza e alla tutela dell'ambiente. Abbiamo trovato in questo straordinario giovanissimo artista barese un talento che ha realizzato per noi questa bellissima canzone Blu Cobalto, che sono certo saprà comunicare non soltanto la bellezza del luogo ma anche la bellezza del sentimento che un luogo come Torre Guaceto riesce a trasmettere. E ieri sera Alex Britti ha fatto cantare e ballare Modugno in una notte di mezz'estate. Tutt'altro che gelido in una piazza, quella di Modugno, che ha fatto il tutto esaurito. Alex Britti è salito sul palco trascinando letteralmente non solo i millennials ma anche la generazione Z. Colpi di chitarra blues, funk e jazz come solo lui sa fare. Tu ma sempre
un mix di canzoni e tormentoni. Le corde della sua chitarra hanno intrecciato armonie incantevoli in una notte di mezza estate resa ancora più magica dai suoi famosi 7000 caffè. Ed ora andiamo nel Basso Salento, Surano, Giuggianello e Nociglia saranno animate dal Festival Terre di Mezzo. Si comincia il 18 agosto e la proposta culturale continuerà fino al 7 settembre. Anche un omaggio a Giorgio Gaber nel cartellone del Festival Terre di Mezzo, rassegna dedicata alle radici di poesia che si svolgerà dall'8 agosto al 7 settembre a Surano, Giuggianello e a Nociglia. Teatro, musica, danza e poesia per la quarta edizione del festival, la cui direzione artistica è firmata da Salvatore Della Villa. La manifestazione, presentata oggi a Palazzo Adorno a Lecce, è realizzata anche grazie alla presidenza del Consiglio della Regione Puglia, con il patrocinio della provincia di Lecce e con quello dell'Unione Terre di Mezzo. Svilupperemo così dall'8 di agosto fino al 7 di settembre tutta una programmazione che ha a che fare con alcune produzioni già della compagnia che sono vive da alcuni anni e altri testi, altri spettacoli come quello di Roberto D'Alessandro che si chiama Terroni, appunto tratto da un libro di Pino d'Aprile. Poi c'è il teatro di Cagliari, il teatro dei segni di Cagliari, che farà un lavoro su Rodari, la messa dei poeti, che è questa novità, e soprattutto il 25 di agosto è il teatro dei Vicoli, dove avverrà insomma una sorta di mega spettacolo con 12 appuntamenti, 12 spettacoli contemporaneamente, che si svolgerà all'interno del tutto il percorso insomma, del centro storico di Surano. Più ovviamente gli spettacoli decentrati, no? Decentrati sempre all'interno del Festival delle Terre di Mezzo, che è Giuggianello in questo caso e Nociglia. Si mira a promuovere nell'area delle Terre di Mezzo una programmazione culturale che valorizzi i piccoli borghi. Siamo nell'entroterra salentino e l'area dell'Unione dei Comuni delle Terre di Mezzo, l'Unione che è nata circa 20 anni fa. L'Unione dei Comuni ritengo che sia uno strumento amministrativo per poter coinvolgere l'intero territorio e evitare la parcellizzazione dei nostri piccoli paesi. E da oggi sino al 4 agosto a Molfetta tornano i versi dell'Inferno dantesco con la terza edizione del Pulo Infernum della compagnia teatrale Il Carro dei Comici. La suggestione della natura è il genio del miracolo letterario. In uno degli scenari più suggestivi del territorio carsico pugliese, il Pulo di Molfetta va in scena uno spettacolo unico nel suo genere. Dal 2 al 4 agosto torna infatti Pulo Infernum, rappresentazione prodotta dalla compagnia Il Carro dei Comici, che riporta alla memoria i versi e gli archetipi dell'Inferno di Dante all'interno dell'ampio anfiteatro naturale del Pulo di Molfetta, uno degli scenari più incantevoli d'Italia. Lo spettacolo, giunto alla sua terza edizione, è nato e ideato dall'Agenzia di Comunicazione ed Eventi Evolve di Danilo Sancilio, una rappresentazione della durata di circa 45 minuti che andrà in scena gratuitamente nelle tre serate secondo tre turni giornalieri, a partire dalle 19.30 e per finire alle 21.30. Poesia e teatro si fonderanno per dar vita ad uno spettacolo unico nel suo genere. Da un lato la caratteristica dolina da crollo di origine carsica che si mostrerà come uno spazio del tutto coerente con lo sviluppo della narrazione performativa. Dall'altro i versi più intensi dell'Inferno di Dante a caricare di tensione emotiva l'azione narrata dai versi del sommo poeta. Il Pulo di Molfetta diventerà dunque complice di una narrazione poetica. Non sarà solo un semplice sfondo, ma diventerà sostanza e palcoscenico naturale nel quale il pubblico potrà incontrare personaggi e archetipi dell'immaginario poetico come Caronte, Paolo e Francesca, il conte Ugolino, Minosse, Ulisse e altre suggestioni dantesche. Tra Corato e Andria, il via il Secolare Festival, due giorni di musica e di scoperta del territorio ai piedi dell'Alta Murgia. Dal pomeriggio fino alla notte, immersi nella natura di un territorio dalla forte identità e ricco di patrimonio umano e naturalistico, con la musica dei generi e degli idiomi più disparati, capace di farsi collante tra arte e territorio. Tra Corato e Andria, ai piedi del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, è il tempo del Secolare Festival, che dal 2 al 3 agosto porta la grande musica internazionale di generi apparentemente lontani tra loro a giustapporsi in un soundtrack frutto di un'esperienza collettiva. Il tutto secondo un tema che per questa seconda edizione è
prende il titolo di Unboxing Wars. Un claim che indica una strada, quella della scoperta, intrapresa già nella scorsa edizione. Una scoperta che non è solo musicale, attraverso numerosi artisti e suoni provenienti da tutto il mondo, ma anche umana, per scoprire e riscoprire nuovi modi di stare insieme in un contesto naturale. Quest'anno abbiamo ampliato l'offerta delle attività extramusicali, potenziato il campeggio e insieme tutte le altre aree, cercando di proporre un'esperienza di completa immersione nel territorio senza incidere troppo sulle tasche del pubblico. Il prezzo dei ticket, il free camping, l'acqua gratuito sono tutte decisioni che vanno in questa direzione. Tenere al pubblico, avere cura di lui è per noi un dovere primario e questo sì deriva dalla responsabilità di ricevere finanziamenti pubblici, ma anche e soprattutto dall'essere appassionati fruitori dello stare insieme, esseri umani tra gli esseri umani. Nel festival si alterneranno realtà musicali disparate di cui godere immersi in uno scenario naturale mozzafiato durante una 2 giorni che prevede tante altre attività, dall'escursione a cavallo all'e-bike tour con un percorso che si snoda ai piedi del Castel del Monte e ancora lezioni di yoga e il drum circle, un viaggio alla scoperta della ritmicità e della musica insita in ciascun essere umano e nella natura che ci circonda. Bene, questo era l'ultimo servizio, vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento alla prossima edizione con l'informazione di TRM H24.